Partiti nella lode, ma cosa è successo? E sei partito da solo. Non ti sei portato dietro i tuoi fratelli. Portare i pesi gli uni degli altri significa per un animatore togliere queste difficoltà, rimuoverle con un'accoglienza mirata. Assicurare a tutti i fratelli il prodigio della presenza di Dio, non dei tuoi problemi. Devi assicurare la presenza del prodigio di Dio e togliere dalla presenza dei fratelli ciò che gli impedisce di mettersi in movimento, di seguirti nell'animazione. Assicurarsi poi, lo ripeto, che tutti siano entrati nel recinto sacro, altrimenti non si parte, altrimenti la barca non deve levare le gomene e partire. Dobbiamo essere tutti sulla barca prima di metterci in movimento. Bisogna che questo tempo iniziale di esordio, di animazione della preghiera, favorisca contestualmente i due livelli che abbiamo detto, il livello orizzontale e il livello verticale. I fratelli devono accogliersi gli uni gli altri, devono sentirsi tutti nell'abbraccio di Dio, ma devono essere poi pronti di accogliere il Signore. Tante volte accade la prima fase, ma non abbiamo la seconda. La parola di Dio non scende nei cuori. E dopo il momento di entusiasmo iniziale, di fraternità, di accoglienza, ecco che nel nostro cuore, come un impermeabile, la parola scende. E non ci sentiamo pienamente accolti da Dio. Avete sentito questa mattina nella preghiera i due tempi? Prima l'accoglienza orizzontale, il secondo tempo è quella verticale. Dobbiamo sentire Dio che ci accoglie, Dio che ci cerca, Dio che ci vuole. Pensate allora a quale grande responsabilità un animatore della preghiera ha, non appena di badare alla profezia, al discernimento, all'uso dei carismi, alla lode e a quant'altro, ma di accorgersi prima di ogni cosa che i fratelli si sentano accolti e siano capaci di accogliere. Secondo aspetto importante è quella che chiamiamo alla porta. Vi dicevo, non deve essere improvvisata, non è un esercizio casuale, vai tu o vado io. Deve essere qualificata con parole di Dio e non umane, senza forzature o personalizzazioni, senza improvvisare catechesi, senza sostituirsi ad altri fratelli. È il sorriso di Dio che comunicate, è il bacio di Dio che comunicate, è lo sguardo di Dio. E queste cose si fanno in un istante. È un tempo di passaggio, è un accesso. Ma voi siete lì come l'angelo per dire al fratello che ha forse il dubbio nel cuore, come nelle acque di Massa o di Meriba, il Signore è qui, sì, il Signore è qui. Togli il nodo al tuo cuore. Il Signore è proprio qui. Benvenuto. Un'accoglienza che poi sappia distinguere, e adesso lo esemplificheremo, caso da caso. Dopo le parole di Padre Matteo visualizzeremo quattro casi di accoglienza. L'accoglienza ad un immorale che viene nel nostro gruppo, una persona che ha un peccato pubblico, sociale, risaputo, vive in una situazione di immoralità. Lo si accoglie? Non lo si accoglie, che tipo di accoglienza bisogna dare a questa persona? Un ammalato, come si accoglie? Una persona curiosa che viene così, mossa da curiosità, o una persona che è alla ricerca di Dio? E come facciamo a riconoscere dall'aspetto una persona che è in ricerca, una persona che è curiosa, una persona che è ammalata? Forse l'immorale, magari detto il caso di una persona risaputa, lo sappiamo, ma come facciamo se non è lo spirito che ci presenta il fratello? Quello stesso spirito che ci dà la capacità di accoglierlo. Attenti, perché è lo spirito che ci dà la coscienza di essere coloro che accolgono. È lo spirito che ci presenta il fratello ed è lo spirito che ce lo fa accogliere in maniera mirata, distinguendo situazione da situazione. Adesso Padre Matteo brevemente vi dice quali devono essere le qualità del ministro di accoglienza, così che possiate distinguerle, e poi faremo l'esemplificazione dei quattro casi.
poco giù. Se dopo 5 minuti non avrò finito, siete autorizzati a dire basta, perché il tempo è passato. Le qualità, palumme, palumento, dolo pizzo, pare bella, si dice così. Non l'hanno sentito di nuovo. Un proverbio siciliano dice: palumme, palummedda, di lupizzo pare bella, cioè una colomba, palumme, palumme, e da lupizzo, cioè dalla faccia, di pizzo della colomba, che dà splendore alla colomba stessa, per cui è l'accoglienza, un lupizzo, la prima apparenza che dà il tono al gruppo carismatico. E allora a questo gruppo bisogna accedere con 7 qualità. Queste 7 qualità debbono essere messe in elenco da qualcuno, perché il ministero dell'accoglienza è importante, raccoglie la accoglienza orizzontale e l'accoglienza pastorale. E allora vediamo le qualità. Prima qualità, l'apertura. Apertura umana, apertura cristiana, apertura carismatica. Mettiamo una persona estroversa, non introversa, non una persona che seria. Persone serie non sono adatte a questo ministero, persone gioiose, poi vedremo un'altra qualità, persone aperte, estroverse, però umanamente, cristianamente, carismaticamente. A questo ministero dovrebbe essere anche assunte persone che carismaticamente hanno il dono dell'intuizione, cioè conoscono a vista le persone e, dotate come sono di grande amore, sanno accogliere quella persona come va accolta. Seconda qualità, affabilità. Non dovrebbero essere persone mute, l'accoglienza si fa con le parole adatte, le parole belle, affascinanti, non seducenti, ma parole che dimostrano il cuore aperto, che dimostrano il cuore di Dio. Terza qualità è la pazienza. È un ministero che richiede pazienza. Una persona impaziente, che si adonta subito, che è irrequieta, è meglio che se stia al suo posto. Scegliere persona paziente, capace di accogliere tutti, di non inalberarsi, di fare buon viso a cattivo gioco e di sapere così manovrare bene il ministero secondo le occasioni che capitano, perché ne capitano di tutti i colori. E allora pazienza. Ancora una quarta qualità è la delicatezza. Persone non invadenti che vogliono penetrare nella vita delle persone, no. Essere molto delicate, e cioè sapere soltanto quello che il fratello o la sorella ti comunica, senza volere sapere altro. Perché ci sono persone invadenti, persone le quali vogliono sapere tutto di tutto dalla persona. Questo è un male e queste persone vanno escluse. Ancora, riservatezza. Tutto ciò che noi apprendiamo di una persona non dobbiamo così propagarla, dirla a tutti. Persone delicate e riservate. Una qualità importante è la capacità di mediare. Guardate, ci sono quelli i quali si mettono nel mezzo e vogliono restare là. Invece colui che esercita questo ministero deve mediare tra la persona e il pastorale, tra le persone e il gruppo, e scomparire.
No, ma le persone che vogliono piazzarsi, che danno il proprio nome, sono tale di tale, quando hai bisogno cercami, quando hai bisogno io mi chiamo così e così, questo è il mio indirizzo, questo è il mio numero di telefono, telefona a me, non telefona a nessuno perché io so quello che devo dire. Cioè accaparrarsi le persone, se abbiamo 2, 3, 4 persone a questo ministero che si accaparrano le persone, addio funzione del pastorale, addio gruppo, per cui capacità di mediare e scomparire. Ultima qualità, bella presenza. Guardate, non mettiamo noi uno sciancato, uno troppo brutto, uno dentato, ma giovani, uomini, donne, maturi anche, un bell'uomo, una bella donna, che danno affidamento. Un'azienda va bene quando la commessa, quando quando così al banco di vendita, oppure quando alla cassa c'è una bella ragazza. Succede questo, noi non dobbiamo trascurare, non parliamo della bella presenza visiva, perché alle volte può essere sconcertante questa bella presenza, ma persone che ci sanno fare, persone che sono accoglienti, che mostrano un viso bello, raggiante, sono capaci di aprire le braccia, non per abbracciare, ma per accogliere, ossia curare anche l'aspetto esteriore, perché anche l'aspetto esteriore è importante per noi poveri uomini. Io non mi dilungo, perché vogliamo fare un po' di pratica come va fatta l'accoglienza secondo le persone che vengono al nostro gruppo, l'accoglienza di un malato, l'accoglienza di un curioso, di un curiosone, l'accoglienza di un maligno che può venire a vedere cosa c'è nei nostri gruppi, l'accoglienza di uno sperduto, l'accoglienza di una persona normale, vedremo. Vieni, Padre Matteo. Angeli dei santi che cantavano al Signore e il Signore espandeva la sua luce su di tutti. Era l'accoglienza divina a quelli che sono nel cielo. E poi all'ultimo una voce diceva: io trasferisco questa danza qui sulla terra questa mattina, come gli angeli girano attorno a me e ricevono da me la luce, girati attorno a me, vorticati attorno a me, per ricevere la mia luce, il mio amore. Voi tutti siete miei figli, come gli angeli del cielo. Io scendo qui sulla terra questa mattina, voglio raccogliervi tutti, illuminarvi tutti, avvolgervi tutti nel mio amore. Io sono l'accoglienza dei figli degli uomini. Io sentivo questo all'inizio, poi la preghiera si è svolta e alla fine abbiamo ripetuto come la danza degli angeli, come la danza dei cherubini e dei serafini. Abbiamo danzato attorno al Signore. È stata una preghiera di danza, una preghiera di amore. Ci siamo accolti gli uni gli altri. Il nostro volto è diventato raggiante dall'amore di Dio. Veramente l'amore di Dio, la luce di Dio, si è diffusa nei nostri volti e penetrata dentro i nostri cuori. E in questo clima che noi cominceremo così adesso a trattare degli argomenti che il Signore ci darà da trattare. Tratteremo dell'accoglienza, questo grande dono di Dio, perché Dio accolge noi, noi dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Questo ce lo dirà a momenti il nostro carissimo fratello Mario. Vogliamo chiedere al Signore che fonda il suo Santo Spirito su questa comunità, uno spirito di ascolto, un desiderio di accogliere sempre più profondamente la sua parola, e chiediamo in questo momento che
benedica Padre Mario, noi stendiamo la nostra mano verso di lui un momento, stando anche seduti, stendiamo la nostra mano verso di lui e chiediamo al Signore che la luce dello Spirito, la sapienza dello Spirito sia nel suo cuore. Spirito Santo di Dio, metti nel cuore di Mario una capacità nuova di accogliere la tua parola, e sia una parola che venga accolta con gioia, divorata con gioia, dai fratelli e dalle sorelle di questa comunità. Fa che il bacio santo della comunità, che è l'accoglienza, sia sulle sue labbra, perché possano stillare parole vere, parole di luce. Amen. Cari fratelli e sorelle, l'accoglienza ce l'ha già fatta il Signore durante questa preghiera. In questo nostro mondo secolarizzato, se non facciamo il salto della fede, quello che stiamo facendo qua non ha senso, semplicemente non ha senso. È soltanto nella dimensione della fede che ci fa essere certi che Dio è presente e noi parliamo, cantiamo, danziamo al Signore. Solo in questa dimensione, in questa comprensione, è possibile capire quello che noi e accettare quello che noi stiamo facendo qua. Per il mondo che non ha fede, quello che stiamo facendo qua non ha senso, semplicemente. Parliamo di accoglienza. L'incontro di questa mattina è incominciato col richiamo alla Santissima Trinità. Questa dunque è l'icona che teniamo davanti. Le tre persone trinitarie, una accoglie l'altra e l'accoglie pienamente, totalmente, senza confusioni e senza identificarsi l'una nell'altra, mantenendo la propria identità, la propria personalità. Per cui le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono uguali ma distinte. L'una però nell'altra, la famosa pericoresi. E ciò è possibile perché Dio è amore. E questa identificazione e distinzione simultanea può essere fatta soltanto in Dio. Questa è l'icona che ci fa capire l'accoglienza e ci fa capire perché incominciamo le tematiche di questa settimana con l'accoglienza. Può essere una cosa strana vedendo le tematiche. Comincia con l'accoglienza. E comprendiamo che l'accoglienza è il fondamento, è l'amore donato, è la linea. Dovrei fare una preghiera su questi microfoni perché non quadrano. Nella linea agostiniana e francescana, possiamo dire, ecco che l'amore in senso verticale lo riceviamo da Dio ed è Dio che ci accoglie, come abbiamo pregato, abbiamo sentito in questa preghiera, ma anche in
in linea orizzontale siamo noi che in Dio accogliamo gli altri. Allora, questo punto ci deve confortare nel capire come Dio ci accoglie tutti senza distinzione, senza esclusioni, e da parte nostra c'è il problema di lasciarci accogliere dall'amore di Dio. E questo sembra facile, ma in realtà non è possibile se non attraverso l'apertura dello Spirito Santo, senza il dono dello Spirito che ci fa, ci innalza e ci apre all'accoglienza dell'amore di Dio, ci fa rendere all'amore di Dio. Tenendo ancora lo sguardo nella Santissima Trinità, noi cogliamo che questo amore accogliente tra le tre persone non è soltanto accoglienza reciproca, totale e piena, ma è anche generante. È un'accoglienza generante, addirittura genera. Questo vale in Dio, il Padre genera il Figlio, Padre e Figlio spirano lo Spirito Santo, ma vale anche per l'uomo e per la donna. Il Figlio è già voluto e accolto ancor prima che esista, è vero o no? Il Figlio è accolto e voluto già ancora prima che esista. E quando non fosse voluto e non fosse accolto in questa maniera piena, verrebbe all'esistenza già segnato da un punto negativo. Accoglienza, allora, vedete, può sembrare qualcosa di superficiale, sbrigativo, ma in realtà, visto in questa luce, diventa qualcosa di fondamentale, addirittura costituente, costitutivo. Passiamo all'altro punto. Accoglienza. Chi accogliere? Prima di tutto, ogni persona deve accogliere se stessa. E accogliere se stessi pienamente e totalmente, così come siamo. Anche i difetti, anche i limiti nostri. Fatta eccezione di quelli morali, che dobbiamo combattere. Se una persona non accetta se stessa, è malata, è ferita, è bloccata. Ed ecco allora che ci sarà bisogno della grazia di Dio per intervenire. Se una persona non si accetta, difficilmente riuscirà ad accettare gli altri. E se lo fa, sicuramente sarà in modo egoistico e strumentale, forse inconsciamente, ma sarà così. Allora, accogliere l'altro in un certo senso reale significa farlo esistere, generarlo a se stesso, aiutarlo ad essere se stesso. E se uno non è accettato, non si sente accettato, sarà infelice. Se invece è accettato, si sente accettato, perché c'è differenza fra l'essere e il sentirsi accettato, se si sente accettato, allora la sua personalità è pacificata, è serena, si espande,
si sviluppa, cresce regolarmente. C'è una teoria, lo dico fra parentesi, che sostiene che un neonato diventa uomo solo se accolto e inserito nel consorzio umano. E quando non fosse accolto e inserito, già dal suo principio, non è un essere umano, non è umanizzato. Allora è possibile l'aborto, è possibile l'infanticidio, eccetera, non è colpa, secondo queste teorie. Quanto a sottolineare l'importanza dell'accoglienza, e questo vale, anche se le conclusioni poi non sono assolutamente concepibili, accettabili. Ma non è tutto qui. Il Signore ci ha dato anche una icona umana dell'accoglienza. L'abbiamo nel Vangelo. L'avete presente? Avete presente come Maria e Elisabetta si incontrano? Ebbene, quello è un'icona dell'accoglienza dal punto di vista umano credente, cristiano. L'accoglienza dei cristiani alla luce di questa icona significa che cosa? Comunicarsi Gesù nella gioia e nella esultanza dello Spirito Santo. E questo è il massimo dell'accoglienza fra di noi. Anzi, accogliersi come si accoglie Gesù, allora. Si ha Gesù e si scambia Gesù. Questa è l'accoglienza cristiana. Nella parte pratica, applicativa, vedremo poi il come accogliersi, e quindi le modalità, accogliersi come Cristo ha accolto noi, così con gli stessi sentimenti di Cristo. Ma abbiamo un punto ancora importante, fondamentale dell'accoglienza da esaminare. L'accoglienza, vedete, solo quando c'è accoglienza si costituisce comunione, si entra in circolo la comunione reciproca, altrimenti non c'è. E si costituisce comunità, comunione e comunità. E quindi della comunione e della comunità l'accoglienza è il presupposto, la premessa ed è la condizione. Se non c'è quindi l'accoglienza, non ci può essere comunione. Allora, come si costituisce la Chiesa? Che cos'è la Chiesa? Questo mistero definito dal Concilio come mistero di comunione, dove quindi la legge fondamentale è l'accoglienza in Cristo e come Cristo. Costituiamo la Chiesa. La Chiesa che allora diventa segno e strumento della nostra comunione con Dio e della comunione a cui sono chiamati tutti i popoli tra di loro. Ma la Chiesa preesiste a me. E allora è la Chiesa che mi accoglie. Il battesimo è la Chiesa che mi accoglie. Entro a far parte del corpo mistico di Cristo. E una volta inseriti nella Chiesa, poi noi accoglieremo. Vedete come un ricevere e un dare, l'accoglienza. E questo proprio è il mistero, lo ripeto, della comunione ecclesiale. Se la comprendiamo così, com'è bella la Chiesa, com'è gioiosa la Chiesa, come è fondamentale, è radicale l'appartenenza alla Chiesa e sentirsi accolti in una Chiesa di comunione, una Chiesa di comunità. Quando lo è? Quando lo è? È
E allora ecco che quando noi siamo Chiesa, costituiamo il noi ecclesiale. Il noi ecclesiale. Allora il punto di partenza è l'io, io dal punto di vista psicologico, io, la mia persona, così come sono, di fronte a qualcuno, di fronte al tu, che è l'altro. E finché noi non ci accogliamo, siamo sempre uno di fronte all'altro. Quando ci accogliamo, ci sorridiamo, ci guardiamo negli occhi, ci prendiamo per mano e danziamo l'accoglienza, allora diventiamo un noi. Vedete come gli asterischi procedono, dico delle cose, le annuncio, le accenno, passo subito ad altre. Sono gli asterischi che vanno poi naturalmente interiorizzati. Ultimo punto. All'interno di questa azione dell'accoglienza c'è l'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che accoglie me e mi presenta a Gesù finché gli appartenga. Ed è Gesù che mi presenta al Padre, che mi accoglie come figlio nel Figlio. È lo Spirito Santo il punto di partenza, il dono che riceviamo. Lo Spirito Santo crea la comunione, quindi in senso verticale, come ho appena accennato, ma è anche lo Spirito Santo che mi presenta il fratello e la sorella. In modo tale che se non è Lui che me lo presenta, i miei occhi sono come ciechi. Vedono una persona, non vedono il fratello. Sta alla superficie, non penetra nella persona. Non accoglie la persona, ma accoglie soltanto una stretta di mano, un saluto, un buongiorno iniziale, che rimane lì. Ma se è accoglienza, allora è lo Spirito che mi apre al fratello. Mi fa capire il fratello. E questo è il lavoro dello Spirito Santo. 100 volte incontro in croce un fratello o una sorella e ci si saluta cordialmente, magari, però ancora non ci si conosce, non ci si è presentati dentro l'uno all'altro. Soltanto quando c'è quel giorno in cui lo Spirito mi presenta al fratello o sorella e capisco quasi interiormente lo stato d'animo del fratello, capisco la situazione dal suo volto, dai suoi occhi, e lo Spirito mi fa capire la situazione. Alle volte interviene il dono della conoscenza che addirittura mi spalanca il quadro della situazione del fratello o la sorella. Allora c'è una presentazione, allora io colgo il fratello e la sorella in modo nuovo, diverso da prima, ed è il vero modo di come Dio accoglie quel fratello, così lo Spirito insegna a me come accogliere quel fratello e quella sorella nell'amore di Dio. Ci sono quindi qui operati dallo Spirito i doni di conoscenza, ma poi lo Spirito crea i doni della comunione, della comunicazione. È lo Spirito Santo che incomincia ad aiutarci, aprirci l'un l'altro, a comunicare l'un l'altro, e ci si comunica Gesù, i doni della grazia, il dono dello Spirito Santo, i doni ricevuti ciascuno dallo Spirito Santo, incomincia l'interscambio. È come il lavoro che c'è fra cellula e cellula, che c'è la osmosi, si dice, il passaggio del liquido vitale dall'una all'altra cellula. Se la membrana non è permeabile, ciascuna cellula rimane chiusa in se stessa, come una casa senza finestre. Ma se lo Spirito fa la luce, spalanca le finestre, spalanca le porte, c'è la comunicazione gli uni verso gli altri. La epistola
che è, si può definire l'epistola dell'accoglienza, qual è? È la seconda a Corinti. Leggo un passo che dice, capitolo settimo, in possesso dunque di queste promesse, carissimi, purificando portando a compimento la nostra santificazione nel timore di Dio, fateci posto nei vostri cuori, dice l'Apostolo ai Corinti, fateci posto nei vostri cuori. È lì che dobbiamo far posto al fratello e alla sorella, nel cuore. A nessuno abbiamo fatto ingiustizia, a nessuno abbiamo danneggiato, a nessuno abbiamo sfruttato. Non dico questo per condannare qualcuno, infatti vi ho già detto sopra che siete nel nostro cuore per morire insieme e insieme vivere. Ecco, quando c'è l'accoglienza c'è il noi, c'è la identificazione, si vive e si muore insieme. Amen. Mi inserisco in quello che ha detto tanto bene Padre Mario e voglio essere schematico per non dilungarci. Abbiamo qui tre modi di accoglienza, l'accoglienza orizzontale, l'accoglienza pastorale, l'accoglienza ministeriale. Ribadisco quello che ha detto Padre Mario, perché l'accoglienza in una comunità carismatica come la nostra sta alla base, è costitutiva della comunità carismatica. Dobbiamo dare molto spazio all'accoglienza. E prima che alla preghiera, prima che alla profezia, alla glossolalia, dobbiamo dare spazio all'accoglienza, perché dall'accoglienza dipende la vitalità di un gruppo che si accoglie, una comunità che si accoglie reciprocamente è vitale. Per cui l'accoglienza è costitutiva ed espressiva della vita di un gruppo carismatico ed è il presupposto dell'annuncio, come il presupposto del servizio che noi facciamo all'interno della comunità ed è il punto di partenza per l'annunzio che dobbiamo dare agli uomini che Gesù è il Signore. Per cui particolare attenzione all'accoglienza. Dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Come? Come detto qui, capitolo 15 ai Romani, 7, accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi. In Cristo c'è la pienezza della divinità, Padre, Figlio, Spirito Santo. La Trinità ci accoglie, ma Cristo come capo della nuova comunità, la Chiesa, ci accoglie nel suo corpo, senza far distinzione. E accogliendoci ci riveste della veste bella, della veste bianca. In un convito di nozze, ci accoglie in sé. Però l'accoglienza che fa Cristo di noi non significa comunione. Gesù ci accoglie, però non si comunica ugualmente a noi, perché non perché Egli non vuole, perché Egli è amore, ma perché noi non siamo disposti tutti ugualmente
ad essere accolti nell'amore, per cui non tutti entriamo in comunione con Lui e in comunione tra di noi una volta che siamo accolti. Però l'accoglienza è la base della comunione, della vita in Cristo, della vita con Lui e della vita tra di noi. Per cui io dico a tutti, attenzione all'accoglienza, accogliamoci gli uni gli altri come Cristo ha accolto noi. Vedremo le difficoltà dell'accoglienza. Quando un fratello, apparentemente è fratello, ma nel cuore non è fratello, come vogliamo accogliere questo fratello? Come possiamo dare spazio nel nostro cuore? Proprio come Cristo. Come Cristo che accoglie, dà possibilità a tutti, nella misura che l'altro è disposto ad essere accolto. Tutte queste difficoltà noi le stimoleremo nelle dinamiche. Però è bene che noi abbiamo così pastoralmente davanti ai nostri occhi le difficoltà che abbiamo nei nostri gruppi di accoglierci gli uni gli altri, di dare spazio nel nostro cuore, come diceva l'Apostolo ai Corinti, di dare spazio nel nostro cuore, nella nostra vita, a tutti. Le difficoltà nascono dalla poca disposizione degli altri ad entrare dentro il nostro cuore, però da parte noi, da parte nostra, non dobbiamo credere di sporcarci le mani o sporcarci il cuore quando accogliamo nel nostro cuore il fratello o la sorella. Gesù accoglie anche i peccatori, Gesù accoglie anche le prostitute e non si imbratta, non teme di sporcarsi. Di qui la disponibilità nostra di accogliere tutti. Come noi dobbiamo accoglierci? Parliamo così brevemente di questa prima dimensione orizzontale. Dobbiamo accoglierci gli uni gli altri nello Spirito Santo, con amore, con sincerità. C'è un'accoglienza apparente, c'è un'accoglienza così simulata e c'è un'accoglienza vera. È soltanto nello Spirito Santo che noi possiamo accogliere il fratello. Senza lo Spirito Santo non possiamo accogliere il fratello, perché è lo Spirito che ci dà la luce per vedere nel fratello, ci dà la disponibilità ad accogliere il fratello nell'amore, ci dà anche quelle necessarie forze per aiutare il fratello, per vivere col fratello, per entrare in comunione col fratello. Comunque l'accoglienza vera è opera dello Spirito dentro di noi. Chi non ha lo Spirito Santo non può accogliere il fratello, perché manca degli occhi, manca del cuore, manca nella bocca, manca in tutto. È lo Spirito Santo che ci dà gli occhi per vedere, ci dà le mani per toccare, ci dà la parola per benedire il fratello, ci dà il bacio, ossia l'amore da comunicare al fratello. Ripeto, chi non ha lo Spirito Santo non è in grado di accogliere il fratello.